29 maggio 1997, il giorno prima di iniziare a incidere il suo secondo album, Jeff Buckley, 30 anni, viene inghiottito dal Wolf River a Memphis. I lost myself. 20 anni dopo, 7 persone che l'hanno conosciuto in vita scoprono di non essersi rassegnate alla scomparsa della sua stella, la cui luce non ha ancora smesso di brillare. Abbiamo al telefono Nicole Beltramini, buongiorno. Ciao ragazzi. Una delle due autrici di questa bellissima biografia a fumetti di Jeff Buckley, insieme a Jeff Ferraris, che si è occupata della parte grafica, quindi insomma dei disegni. E questa è una biografia, come leggeva Giovanni dalla quarta di copertina, che si basa sulle testimonianze delle persone che hanno avuto modo di conoscergli, avere a che fare con Jeff Buckley. Intanto ti chiedo, allora, tu alla fine della biografia scrivi perfettamente quali sono i motivi che ti hanno spinta a scrivere questa biografia, però giustamente non potendo leggere tutta la bellissima conclusione di questo libro, ti chiedo di dirceli un pochino, ovviamente, a parte l'amore, immagino, spropositato per Jeff Buckley, che tutti noi condividiamo. Meno male. Sì, no, beh, assolutamente. In realtà io adesso ho 41 anni quest'anno e stavo riflettendo proprio i giorni passati a quanto noi in realtà siamo estremamente tantissimo figli degli anni 90 e di quella generazione che negli anni 90 ha perso qualcosa. Cioè, gli anni 80 erano, se ci pensate, anche molto più ipertrofici, cioè c'era un po' anche il baby boom americano, sì, la crescita economica, no? Anche nella musica c'erano gli Spandau Duran, c'era Madonna, Springsteen, era un'epoca un po' più felice, sì, quella a cui si ispira anche Spielberg. Gli anni 90 sono partiti col botto. Cioè proprio è caduto, nell'89 è caduto il numero di Berlino, poi nel 91 è morto Freddie Mercury di AIDS. E piano piano è come se si fosse formata una specie di ombra su tutto questo. Mm-hmm. Mi sono fatta un viaggione l'altro giorno, per esempio stavo scrivendo una cosa e ho pensato che nel 91 andava in onda Twin Peaks, mm-hmm, sì, con Laura, che ce la restituiva il fiume, come Jeff nel 97, sì, no? E sempre nel 97 muore la Laura Palmer definitiva, Lady Diana. Certo. Quindi gli anni 90 sono segnati da una malinconia pazzesca in generale e tutto quello lo stiamo scoprendo anche adesso, muore Dylan, tutti in lacrime, no? Cioè, non so, Jeff per me era una parte estrema di quella cosa lì, cioè era una cosa che all'epoca, poi non so se voi vi ricordate adesso perché non so quanti anni avete, no, però quando io quando io ho sentito che era morto Jeff Buckley, io non avevo internet, cioè non avevo capito né smartphone, né social network, né nulla, quindi era una cosa che sentivi alla televisione italiana, lontanissima, che facevano delle ipotesi così, no? Ed era strano perdere persone in quel periodo. Sì, cioè, beh, c'è anche Kurt Cobain nel 94, quindi ovviamente, insomma, ovviamente, ma per me tempo prima c'è stato anche River Phoenix, che per me è stata, certo, una botta pazzesca. Sì. Cioè, ne abbiamo persi tantissimi, talentuosissimi, giovani, giovanissimi, e non capivamo perché. Esatto. Cioè, non si riusciva neanche a capire perché nasce il grunge, nascono gli Smashing Pumpkins, che se pensi, il periodo di attività degli Smashing Pumpkins, 92-99. 99 adoro, poi non li contiamo, perché vabbè. Vabbè, sì. Adesso Solara. Esatto. Però... così, gli anni 90 sono stati questa cosa qua e per me Jeff ne era una parte importantissima ed è sparito come proprio una stella che si è oscurata senza che io sapessi bene perché. Quindi mi è piaciuto anche molto rimettermi in questo discorso, cioè leggerne, riguardare, mm-hmm, adesso che è possibile. Certo. Adesso che abbiamo, diciamo, tutto un mondo che ci può arrivare dentro casa senza magari doverci andare a cercare proprio le cose come si doveva fare un tempo. Sì, ma anche adesso banalmente che ci sono stati dei documentari in cui appunto, sì, le persone, per esempio, di cui ho parlato nel libro parlavano, oppure delle biografie. Mm-hmm. Quindi... ok, poi la scelta invece di usare queste persone, invece di usare il mio particolare punto di vista, è proprio anche quello l'ho sfiorato nella postazione. Sì. Non volevo, è la mia prima biografia musicale, io sono veramente molto innamorata di Jeff Buckley, però non volevo risultare, se mi passate il termine, bimba minchia, nel senso, certo, non volevo fare quel tipo di
di biografia, capito, basata soltanto sull'amore del fan, per cui tutto romantico con le stelline luccicanti, no, tutto intorno. In realtà mi faceva piacere anche che altre persone che l'avevano conosciuto in vita, che vanno dal suo produttore discografico, ad esempio, all'ultima compagna di Tim Buckley, al suo batterista, sì, dessero ognuno il suo lato di Jeff, che era una persona che in tanti hanno pensato non l'ho mai conosciuto veramente. Mm-hmm. Anche dopo, perché Jeff aveva tantissimi lati di se stesso, era un prisma, e quindi mi faceva piacere anche questo, cioè che ogni personaggio raccontasse un po' il suo Jeff. E ce ne sono alcuni in particolare che tirano fuori anche delle parti che sporcano un po' questo angelo, no? Perché mm-hmm. noi lo vediamo così e ci sembra sempre veramente un po' angelico, un po' quasi, non lo so, quasi poco reale da un certo punto di vista. Per esempio c'è la testimonianza del suo batterista che mi ha abbastanza colpito. Matt Johnson. Sì, perché praticamente lui, poveraccio, veniva trattato malissimo dal Gli angeloni, No, dai, non è che veniva trattato malissimo. Beh, insomma, diciamo sì, un po' così, ecco. Allora, Matt era, è ancora, perché, ciao Matt, ti salutiamo tutti, non farmi causa. No, Matt è una persona dolcissima, tra l'altro è l'unico della band di Jeff Buckley che poi abbia fatto carriera, cioè lui ha suonato poi con Warren Wright, con Sam Van Sant, quindi cioè, dopo è andato avanti, sì. Matt. Però era buono, cioè era semplicemente una persona che neanche si drogava, neanche beveva, per dirti, no? Quindi era proprio poco adatto a quella carriera di celebrità che in quel momento stavano vivendo gli altri. Mm-hmm. Che non faceva neanche, cioè non era nemmeno Jeff al 100%, ma in quel momento Jeff aveva probabilmente bisogno anche di quello. Certo. Cioè di distruggersi un po', di tutte queste cose qui. E Matt proprio non lo capiva, era piccolino, aveva tipo 21 anni e non capiva quella roba lì, quindi non riusciva a entrarci. Certo, sì, in effetti poi si tratta anche di contingenze, di momenti della propria vita, insomma, come sì. tutti, no? Cioè, il personaggio è sfaccettato anche rispetto ai momenti che ha vissuto. E ti volevo chiedere, qual è stata la testimonianza che ti ha maggiormente colpito fra quelle che hai inserito? Cioè, quella che ti ha, non lo so, ti ha aperto di più un mondo, oppure quella che ti ha detto, certo, però questa persona ha capito qualcosa, non lo so, di Jeff che alcuni non avevano capito. Allora, in realtà quelle che ho inserito mi hanno colpito tutte con dei picchi, diciamo, che sono Matt, ovviamente. Mm-hmm. L'hai individuato anche tu, perché sì, mi ha fatto una tenerezza infinita. E poi mi sono piaciute, per esempio, quella di Berkowitz, che è appunto il produttore della Columbia. Mm-hmm. E quello dell'ultima padrona di casa di Jeff, che ovviamente non è un personaggio popolare, no? Perché Jeff passa gli ultimi giorni della sua vita, gli ultimi mesi della sua vita a Memphis. Sì. E queste persone, allora Berkowitz lo accompagna ovviamente per tutto il suo percorso, mentre la padrona di casa solo per una parte, solo per un pezzettino, e non lo conosce benissimo. Però sono molto accomunati, come tutte le persone che l'hanno conosciuto in vita, da questo istantaneo bisogno di proteggerlo. Mm-hmm. Anche da se stesso. Mm-hmm. Cioè, l'ultima padrona di casa, tutto quello che ricorda di Jeff e che riesce a dire è: ma hai mangiato? Che non dormiva mai, cioè che le passava davanti tutti i giorni come una piccola mina vagante. Vabbè. Sì. Ma Berkowitz, per esempio, lui ha fatto di tutto nella vita con Jeff, che era bello strano, per esempio, per come si comportava rispetto alla casa discografica, sì, per proteggerlo comunque. Sì, sì, sì. E lo guardavano un po' affascinati. E questo secondo me è molto bello. Cioè, ho cercato di evitare proprio per quello, magari, di fare, non so, la testimonianza della fidanzata. Sì, che sarebbero state forse troppo coinvolte, sì, emotivamente, forse, no? Sì. Più di altri, certo. Sì. E devo dire che ci sono due costanti che ritornano un po' in queste testimonianze. Scusate, sto morendo improvvisamente così. E, no. Allora, una è. Riguarda il proprio rapporto con la bellezza, con l'estetica di Jeff Buckley, che era obiettivamente molto bello e che però soffriva tanto il fatto che venisse ovviamente riconosciuto quasi almeno di primo acchito per quello. E, tant'è vero che tu lo racconti anche
nel fumetto a un certo punto si tinge i capelli per sembrare un po' meno bello, anche non riuscendoci poi, perché ovviamente non basta. E poi l'altra invece è il confronto con la figura del padre, che sicuramente è stata un'altra grossa sofferenza per lui, essere continuamente accomunato al padre, ma non perché ci fosse qualcosa di male, ma perché rischiava di non passare il suo punto di vista sul mondo, no? Sulla musica, la sua arte. E, dici un pochino come hai affrontato questi due nodi, che erano in realtà, cioè, per chi conosce un minimo Jeff Buckley, già si conoscevano, no? Un po'. Sì, ma io in realtà sono una cosa legata, ti dico, per esempio, io nell'approcciare questa biografia pensavo che mi sarei trovata molto di più a parlare del conflitto col padre, a parlare del conflitto con la bellezza, a parlare di tutte queste cose qui, dell'angelo romantico, no? Sì. In realtà quello che voleva Jeff, lo voleva tantissimo, era che gli fosse dato una specie di permesso di essere tutto quello che poteva essere. Lui voleva essere tutto, cioè in un momento voleva essere l'amante di 12.000 donne, in un momento voleva essere lasciato a casa sua tranquillo, in un momento voleva dire non odio mio padre, in un momento voleva dire l'odio a morte. Cioè in ogni singolo momento della sua esistenza già sentiva un'esigenza fortissima e la manifestava. Allora in questo io vorrei, cioè, aprendo una finestra sul fatto che probabilmente aveva un disturbo bipolare, questa cosa non è strana, cioè sono persone estremamente carismatiche che hanno una sfaccettatura di personalità enorme e che un momento sono una cosa e un momento sono un'altra. Certo. E Jeff rientra tantissimo in questo spettro di cose. Per esempio, suo padre, lui davvero l'ha conosciuto due volte nella vita, e tra l'altro aveva questa fissa, questa specie di paranoia che tutti lo paragonassero al padre, quando in realtà nessuno lo paragonava al padre, perché quando è arrivato lui, in realtà il mito di Tim Buckley era già un po' caduto, a parte i fan, sì, che andavano ai concerti. Tant'è vero che c'è una frase che ora non mi ricordo chi la pronuncia, però che mi ha molto colpito, che dice: ma guarda che tuo padre non è così famoso come, esatto, pensi, che è vero. Senza offesa, cioè noi siamo la Sony Columbia, stiamo venendo da te per fare di te il nuovo Dylan, sì, e ti stiamo offrendo un contratto da $100,000 che tuo padre non ha mai avuto, proprio mai, cioè, nella sua esistenza, non lo stiamo proprio considerando, capito? Cioè, e lui invece aveva questa paranoia infinita di essere paragonato al padre, anche perché, per esempio, vedi, altro rapporto bipolare col padre, il lavoro del padre da un lato gli piaceva tantissimo, dall'altro non gli piaceva. Cioè ci sono state mille dichiarazioni di Jeff che dicono questa e quest'altra cosa. Io credo che lo stimasse da morire, però Tim Buckley era un po' troppo complicato per lui. Cioè io penso che lui avesse un altro tipo di approccio al pop e che volesse inserire un altro tipo di cose. Poi avevano un bacino comune, certo, però non erano neanche poi così simili, a parte essere identici fisicamente e a parte questo destino assurdo di essere morti, uno a 28 anni, l'altro a 30, e poi la tristezza di questo, sì, ragazzo che non ha mai veramente conosciuto suo padre. Certo, beh sì, in effetti poi andandoli ad ascoltare, insomma, è ovvio che ci sono anche degli anni di differenza, c'è un'evoluzione della musica che è un'altra cosa, insomma, da una parte Tim era più legato proprio al folk più puro, no? Poi invece sono arrivati gli anni 90, per cui effettivamente era un mondo diverso, no? Quindi questo è molto vero. E mi sono andata la bellezza la bellezza, quella vabbè sta là anche, e mi sono andata a riguardare mentre leggevo il libro il video che tu citi, il video di Jeff Buckley, il videoclip, perché c'è un punto in cui tu racconti proprio questa cosa, che lui si era sempre rifiutato di fare videoclip, probabilmente proprio per questo suo problema estetico, al contrario. Il video di Last Goodbye, in cui appunto lui non voleva che la sua faccia arrivasse prima della sua musica, no? Questo è un po' un problema che hanno molti artisti belli, e c'è questo video che in effetti trasmette, a parte vabbè com'è costruito il discorso un po' sperimentale, un po' fotogramma, sì, poi. Ma c'è proprio questo disagio, cioè il disagio di questo poveraccio che non è proprio evidente che non lo vuole fare. Io vi invito ad andarlo a riguardare, no? Se non, sicuramente l'avrete visto almeno una, due, tre volte nella vostra vita, ma andatevelo a riguardare adesso, perché proprio
noterete questo sguardo perso esatto, proprio lo scazzo sì, sembra una cosa anni 90 fatta apposta, perché uno dice, sai, c'erano tutti un po' scazzati negli anni 90, no, invece proprio lui non lo voleva fare, è evidente, no. Tu te lo sei riguardato ovviamente milioni di volte, esatto, è stato un disastro. Anche perché appunto loro, la Sony voleva cercare di convincerlo moltissimo a fare un video, perché erano tutti bellocci nella band e dicevano, ragazzi, cioè, ce li stiamo vendendo alla grande, certo. Cioè, adesso che c'è la televisione con i video, forza, su, dai, visto che comunque siete particolari, dobbiamo alzare le vendite, su, facciamo questo video. E Jeff non voleva proprio farlo, e quindi quando l'ha fatto, per dispetto, proprio per ripicca, ha assunto due registi diversi senza dirlo l'uno all'altro. Cioè il video è costato tantissimi soldi ed è venuto fuori uno schifo. Sì, cioè sarebbe bastato mettere una telecamera davanti a Jeff che cantava e probabilmente avrebbe fatto il botto. Certo, certo. No, cioè, e invece lui ha fatto così. Così. Tutto il contrario di tutto. Allora, io sono un fan, ammetto di essere super fan delle edizioni BD, la collana rock. Io ho letto praticamente tutte le uscite di questa collana e effettivamente un titolo su Jeff Buckley mancava. E ho ritrovato nel tuo lavoro, nel vostro lavoro, voi prima parlavate di prisma, di sfaccettatura, effettivamente la resa di queste sette voci è appunto mi è venuto in mente il Crazy Diamond di Syd Barrett, o comunque sì. la visione della stessa persona, della stessa creatura da diversi punti di vista, che a volte addirittura non si toccano neanche questi aspetti, rende benissimo sulla carta e con la matita. Io ti chiedo appunto di fare un salto, come hai trasferito il tuo entusiasmo e soprattutto il tuo voler raccontare così questo personaggio a invece la disegnatrice. Certo. Come avete lavorato insieme? Dunque, allora, la proposta è partita da me, perché io amavo molto, cioè ho sempre amato moltissimo Jeff Buckley e sono stata io a proporre appunto una biografia su Jeff Buckley, che anche secondo me mancava. E allora ho detto, vabbè, senti, io lo voglio fare con una donna, perché comunque Jeff aveva una sensibilità estremamente femminile, secondo me. E allora ho chiesto a Gea se poteva essere interessata, perché mi piaceva, aveva una delicatezza nel tratto, cioè un modo di affrontare i personaggi che trovavo interessante e che pensavo potesse essere adatta a Jeff. E quindi abbiamo lavorato su questa biografia fumetti, e nessuna di noi è una veterana del fumetto, nel senso, sì, cioè siamo dentro il fumetto da un sacco di tempo, però non possiamo dire di aver fatto 100 libri a testa. Però quindi ci siamo molto concentrate su questa cosa, e in realtà in quel modo lì, nel senso che io anche ogni volta le dicevo, vatti a rivedere proprio questa cosa qui, vedi per esempio la storia del video, no? Vedi, sì, quella faccia che ha alla fine, no? Cioè, sì, queste cose qui, cioè è stato un bel viaggione di nuovo dentro Jeff, e lo stile l'ha deciso lei, secondo me funziona assolutamente. Chiaramente, cioè, lei mi aveva fatto delle prove all'inizio, io ero molto contenta di queste prove, e poi ognuna delle due, cioè io sceneggio così, io tendo a fare gli storyboardini, quindi la regia della pagina, no, in cui ti faccio i gioppini e poi ti dico così. E già chiaramente di volta in volta ci ha messo del suo, ha ipotizzato tutti i personaggi, per esempio uno che le è venuto benissimo secondo me è Berkowitz, uguale. Sì. è vero, sì, perché lei ha questo tratto molto caratterizzato, anche un po' fotografico, no? Molto fotografico, sì, sulla... sì, sì. E poi questo fatto di sottolineare molto i chiaroscuri, che mi piace, perché appunto